Primo tempo del match tra Spartak Sannazzaro e Outsiders, la gara di andata di questi playoff in Serie A che vedono già vincenti nella prima gara di andata la squadra di Mario Barbieri, squadra di calciotto, e che adesso vedrà queste due compagini sfidarsi per il titolo. Ricordiamo che è un punteggio con 4 gol di scarto o più declinerebbe la gara di ritorno e quindi sarebbe una vittoria netta. Devono infatti entrambe le compagini cercare di impegnarsi al massimo per raggiungere questo risultato. Un po' sfavoriti i ragazzi dello Spartak di Capitan Sorrentino, un po' rimaneggiati come sempre. Adesso seguiamo la progressione di Vittoria che perde il pallone, guadagnando però una rimessa laterale. Vittoria batte direzione Sorrentino che non trova il pallone, palla poi allontanata in rimessa laterale. Partita finora davvero tranquilla ed equilibrata. Le due squadre si stanno studiando per il momento, cercando eventuali spazi per affondare nella difesa avversaria, sperando di trovare l'evento fortunato che sblocchi il match. Andrà la battuta Scotto, attendiamo un attimo le prodezze di Capitan Sorrentino. Partita che riprende comunque Scotto in direzione di Di Donato, perde il pallone lentissimo, poi Barbuto lo recupera. Barbuto prova a servire l'attaccante che c'era ma non si accorge dell'arrivo del pallone. Con lo scambio palla recuperata da Sorrentino, quindi Vittoria, contrasto, Varriale esce bene da centrocampo, palla poi deviata e recuperata da ragazzi di Outsiders. Poi Varriale, serve bene Sorrentino, può uscire, sull'out di sinistra c'è Soprano, prova a servire Vittoria, poi allontana Arpaia. Messa laterale per i ragazzi dello Spartak, casacca arancio, Soprano controlla, attaccato da due uomini, sbaglia poi il servizio per Varriale, sarà rimessa laterale, un po' in difficoltà i ragazzi dello Spartak, stanno subendo le angherie avversarie. Palla al centro a cercare proprio Barbuto, il capitano, vediamo se si gira col mancino, palla contrata. Adesso attenzione alla ripartenza, sbaglia l'aggancio Sorrentino, si ritorna dalle parti della difesa per gli Outsiders. Una la triangolazione, allarga la palla che però finisce a lato. Si salvano ancora in corner tra virgolette ragazzi dello Spartak. Barriale in direzione di Rizzuti, palla poi lunga, raccolta da Postiglione, rimessa in direzione di Arpaia. Arpaia, buono il taglio, palla cercata dal centrale. Quindi Rengo riceve sull'out di sinistra, Arpaia, le finte buone, serve nuovamente Rengo, attaccato da due uomini, Rengo resiste alla carica, riesce a liberare. Poi nuovamente in attacco gli Outsiders, prova addirittura il tiro Ferrone. Messa laterale lunga, c'è Marino, va con i pugni, poi Di Donato non allontana, il sinistro di Barbuto deviato, riesce ad evitare il corner Soprano ma la palla rimane lì. Poi Varriale prova ad uscire commettendo anche fallo, punizione d'ottima posizione per il mancino caldo di Capitan Barbuto che si posiziona già sul pallone, vediamo se metterà al centro, proverà la conclusione direttamente nella porta difesa da Marino. Barriera posizionata, tutto pronto, due uomini posizionati sul pallone, palla toccata Barbuto col mancino, palla troppo alta,
Marinola rimette velocemente in gioco dalle parti di Scotto. Scotto lunga. Sorrentino riceve, serve Rizzuti, il contrasto, subisce fallo Rizzuti. Opzione che dà un po' di respiro ai ragazzi dello Spartak, costretti finora solo a difendersi. Poche azioni d'attacco. Di Donato, morbida, a cercare vittoria, anticipato. Poi Ringo prova a innescare la partenza di Barbuto, lo ferma Scotto, quindi Sorrentino. Sorrentino torna all'indietro dalle parti di Soprano, di prima a cercare Varriale. Buona la palla per Sorrentino, difettoso lo stop, poi la recupera Sorrentino. Si tuffa Postiglione, non la tocca, sarà rimessa dal fondo che seguiamo come nostra ultima azione. Postiglione lunghissimo il pallone, buono però per Barbuto, Scotto l'anticipa di gran carriera. Barbuto all'indietro per Arpaia. Arpaia controlla, poi sbaglia il servizio e noi chiudiamo il nostro collegamento.